Benvenuto a Giuseppe Gaetano, candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali e sindaco uscente al comune di Gioia Sannitica. Benvenuto. Sindaco, questi 5 anni di amministrazione come sono stati, volendo fare un rapido bilancio? Beh, sono stati anni molto intensi, formativi, anni in cui, come si dice, non ci siamo fatti mancare niente. Tra i tanti pensionamenti che si sono succeduti sull'ente, il Covid, quindi, e il mare di debiti che abbiamo affrontato, non è stato sicuramente un impegno semplice. E gioco forza siamo riusciti comunque a cercare, ed è un work in progress, di ottimizzare la struttura, cercando insomma di arrivare a quella che è una definizione importante del futuro dell'ente. Sindaco, perché ha deciso di ripetere l'esperienza? Per completare i progetti oppure perché la sua è una passione politica, insomma? Guardi, in onore a un progetto che è nato 10 anni fa, quando abbiamo creato Uniamo Gioia, quando abbiamo fatto opposizione, quando da opposizione abbiamo fatto le nostre rimostranze, abbiamo parlato di debiti, abbiamo parlato di quelli che erano i problemi dell'ente. Poi siamo divenuti amministrazione e una volta amministratori non abbiamo fatto altro che lavorare, nessuna polemica, senso del dovere, lavoro, assolutamente rispetto e disponibilità per la popolazione. Qui sì, questo è un progetto che è ancora in corso, che merita tanta attenzione ancora, che merita tanto lavoro e soprattutto non ci si può sottrarre a un impegno preso con la popolazione, perché qualche cosa di istituzionale, qualche cosa più grande di noi a cui nessuno ci ha imposto di farla, e quindi va fatto e onorato il progetto. Il progetto che è riuscito a realizzare, per il quale va più fiero? Guardi, c'è il bando Borghi, la biblioteca comunale, il dissesto idrogeologico, sono tutti input che sono stati importanti e prodromici per il futuro del territorio. Il bando Borghi ci ha permesso insomma di stimolare quella che è la cultura, di avere un laboratorio di imprenditoria femminile. 10 imprenditori del nostro paese hanno visto finanziato un loro progetto attraverso Invitalia, quindi uno stimolo a quello che può essere il connettivo culturale del paese, a credere che insomma questo paese sia dinamico culturalmente. Quindi la stessa cosa la biblioteca, vedere i nostri bambini che la sera salgono in biblioteca è un momento bellissimo, e allo stesso modo arginare l'annoso problema del dissesto. Sindaco, due obiettivi che vorrebbe centrare qualora viene rieletto. La prima cosa è uscire dal dissesto. Noi abbiamo cercato nel nostro progetto di far diventare anche il dissesto un'opportunità, le sembra una forzatura, uscire dal dissesto e ridare la dignità culturale ed amministrativa al nostro comune, porlo nelle posizioni in cui si merita, soprattutto nell'erogazione dei servizi, quindi una ristrutturazione a livello sia di struttura comunale che di offerta formativa e culturale per il Paese. C'è un progetto che non è riuscito a centrare, diciamo, l'obiettivo, con un certo rammarico ovviamente? Assolutamente sì, non bisogna mai fermarsi e bisogna essere sempre critici con se stessi. Guardi, noi per anni abbiamo criticato un tombino che ogni volta che c'è qualche alluvione salta nei pressi della piscina di Gioia. Ebbene, quel tombino è ancora lì, e quel tombino noi abbiamo criticato quella situazione deficitaria ogni volta che pioveva, e stiamo cercando di arginare quel problema che è ancora lì, il problema anche legato alla gestione delle risorse idriche, che spero comunque di arginare, cosa non facile. Sindaco, in caso di vittoria elettorale quale sarà la sua priorità in termini di progetti? Uno solo e una risposta secca? Uscire dal dissesto. Perché dovrebbero votare la sua lista? Perché siamo un progetto, perché siamo lo specchio della popolazione, ci siamo sempre stati, accettiamo ogni confronto e soprattutto ci siamo presi il peso delle responsabilità in ogni situazione, in ogni momento ci siamo stati e ci saremo. Le lascio pochi secondi per lanciare un messaggio ai suoi concittadini. Ma noi siamo voi. Bene il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno prossimo. Termina qui, grazie al nostro ospite e alla prossima sigla.